Questi bentornati e benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi. Come vedete ancora a casa Milan. Oggi è il famigerato 1 luglio, la data in cui sembrava potesse sbloccarsi improvvisamente il mercato rossone, che in realtà almeno per il momento non ha cambiato assolutamente nulla. Da oggi è attivabile la clausola rescissoria di Zirkzee, sul quale però continuano gli ostacoli delle commissioni. Il Milan continua a sentire il suo procuratore Kjetil Gjerokhian, ma nel frattempo lavora ovviamente anche ad altre piste, soprattutto il centrocampo, che sappiamo dovrà essere rinforzito, dovrà portare almeno un giocatore difensivo. C'è in corso l'operazione, la trattativa per quanto riguarda Rabiot, anzi forse di trattativa ancora non si può parlare. Sicuramente il giocatore al Milan piace, che i rossoneri hanno fatto presente che potrebbero fare un'offerta importante, e pareggiando di fatto economicamente quella della Juventus, ma con un altro contratto. Ma Rabiot non è il profilo di giocatore che il Milan sta cercando con, diciamo, con più attenzione per quanto riguarda il centrocampo. Al Milan serve più che una mezzala, come è di fatto Rabiot, che è un giocatore di qualità, di corsa, di movimento anche, con questo tipo di caratteristiche. E il Milan sta cercando un centrocampista difensivo, uno che possa ridare equilibrio a un centrocampo che una stagione di equilibrio l'ha un po' perso. Non si è mosso nulla, tranne una cosa. Alle pochi minuti fa, le 4 e un quarto circa, Primovic ha lasciato la sede rossonera con destinazione ovviamente a noi ignota, che sia andato a fare qualche incontro di mercato. Insomma, la sensazione è che Milan in questo momento stia più che altro temporeggiando e aspettando di capire cosa possa succedere. E quindi per il centrocampo, come vi dicevo, sono le possibilità che il Milan ha. Priorità assoluta per i rossoneri, come ormai è abbastanza chiaro, è Fofana. Fofana è un centrocampista, ha tutte quelle caratteristiche che il Milan sta cercando, questo difensivo, ha grande fisico, anche il Monaco però lo valuta 25 milioni di euro almeno, perché addirittura la iniziale sembrava avvicinarsi ai 30, poi adesso si ragiona sui 20 milioni, ma il Milan non supera invece, cioè non raggiunge neanche 20 milioni. Speranza, c'è la possibilità che le parti si incontrino a metà strada, quindi magari in 20 con Milan potrebbe fare un piccolo sforzo, però è abbastanza difficile, perché comunque Monaco non ha intenzione di vendere. Il Milan sappiamo che ha un budget tutto sommato limitato, con dei piani molto precisi, e che non può essere sforato particolarmente, ma soprattutto dipenderà molto da quanto, dipende sempre ogni volta da quanto decide di valutare ogni singolo giocatore, perché a ogni giocatore il Milan dà una sorta di valore oltre il quale non può andare, ed evidentemente per il Milan Fofana non sta più, non vale più di 20 milioni. C'è poi ovviamente sempre da superare l'ostacolo con commissioni, ma quello poi è un altro discorso. Un'alternativa a Fofana, che può essere del Feyenoord, è un centrocampista che ha delle caratteristiche abbastanza, sembra essere di fatto lui la prima alternativa a Fofana qualora non dovesse essere raggiungibile il Feyenoord. Ma sappiamo bene che le trattative con le squadre non sono assolutamente semplici. Ce lo ricordiamo con Reinders: l'anno scorso il Milan ha provato, aveva deciso di prendere Reinders, aveva scelto Reinders come rinforzo centrocampo e ha provato a prenderlo per un sacco di tempo, cercando di abbattere le richieste della Z, senza però mai riuscirci, perché alla fine la Z aveva stabilito un prezzo e quello alla fine il Milan pagare. E la sensazione che si ha è che con Wifferpe la stessa situazione, cioè che c'è una ricchezza che anche in questo caso è molto alta, intorno ai 30 milioni di euro, e che il Milan o raggiungerà quella cifra o giù di lì, oppure non riuscirà ad aggiudicarsi neanche lui. E quindi i tifosi del Milan capiscono essere anche un po' scoraggiati, perché da una parte c'è un Fofana che a meno di Wiffer e che comunque non si riesce a prendere, dall'altra c'è una trattativa un po' complicata su Wiffer. È una situazione frustrante. È una situazione che non entusiasma il mercato. Il mercato mio non entusiasma assolutamente i tifosi. Bisogna pazientare, perché molti si lamentano che fino a questo momento non sia ancora successo nulla. Oggi in realtà è iniziato il calcio mercato, che chiude il 31 di agosto. Sarà il mercato in cui Milan deve piazzare almeno 4 acquisti, e due di questi potrebbero essere in centrocampo, soprattutto nel caso in cui ci dovesse essere qualche uscita. Ricordiamoci che Milan, oltre a cercare un centrocampo
offensivo a priori. Potrebbe perdere anche Ismael Bennasser, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni, che ha cercato Arabia Saudita, difficilmente anche una squadra araba arriverà a pagare quei soldi di 50 milioni che il Milan ha stabilito per la clausola rescissoria. Tutto sommato, un'offerta importante per l'Algeria potrebbe anche arrivare. Lui non sembra di andare in Arabia, ma allo stesso tempo sta ascoltando le offerte che tramite il suo procuratore vuole capire cosa, che tipo di offerta economica arrivare al per se stesso contrattualmente parlando. Il Milan ovviamente non ha intenzione di venderlo, ma comunque vuole ascoltare delle offerte per un giocatore sacrificabile, anche perché a livello economico è uno dei giocatori che prende di più in rosa, perché beneficia del decreto crescita e ha uno stipendio di 4 milioni e mezzo netti a stagione, quindi abbastanza alto. Inoltre, con una cessione, Milan potrebbe fare plusvalenza su di lui e quindi ovviamente andare a, insomma, ne beneficerebbe particolarmente a livello di bilancio. Per questo Milan lo considera tra i più sacrificati, diciamo, dei grossi giocatori, anche top player, come potrebbero essere Teo Hernandez, Rafa Leao, Mike Maignan e così via. Tra tutti, Bennasser è tra i possibili partenti. Ripeto, ha una da 50 milioni, è difficile che una squadra decida di quei soldi per lui, però un'offerta comunque abbastanza importante, dire, e questo affare qui potrebbe poi andare a sbloccare effettivamente l'eventuale arrivo di un centrocampista con queste caratteristiche difensive, come potrebbe essere Fofana o Wiffer o comunque altro. Per quanto riguarda Rabiot è un discorso a parte. Il Milan cerca un backup tra virgolette di Loftus-Cheek, qualcuno che abbia delle caratteristiche abbastanza simili, qualcuno che possa essere un titolare comunque a tutti gli effetti, ma senza alternandosi con il centrocampista inglese. E Rabiot a queste condizioni, invece, col decreto crescita che può essere sfruttato, ma ve l'abbiamo già raccontato, è effettivamente una soluzione tutto sommato ideale. Bisogna capire anche in questo caso qui come il Milan deciderà di superare, di risolvere la questione commissione, perché sappiamo che l'agente di Rabiot è sua madre e che le sue richieste sono sempre abbastanza alte, quindi è complicato anche per lui arrivarci, soprattutto considerando che è a parametro zero, quindi ci saranno tante offerte. Sinceramente io non metterei la mano sul fuoco sull'arrivo di Rabiot, anche se comunque un po' sorpresa, come vi ho già raccontato, ci è stato confermato che una sorta di trattativa per Rabiot c'è, e un'offerta l'ha fatta. Per il momento è tutto, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di commentare per dire la vostra, c'è anche il tastino grazie per aver sostenere il canale, chiunque lo farà verrà ringraziato pubblicamente in un video per risposta al commento, e in attesa di scoprire chi prenderà il Milan al centrocampo tra Fofana, Wiffer o magari qualcun altro, che sinceramente non mi sorprenderebbe. E per il momento da casa Milan è tutto, e ripeto, qui a parte l'uscita di Zlatan Ibrahimovic, non ci sta spacciando in Ferrari, non si muove praticamente nulla.